Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente tra le mie mani la collezione Grand Festa, l'ultima espansione Pokémon. Per il momento ho Dark Sylveon V e Zacian livello X. Queste collezioni sono davvero tanto ricercate, tant'è che The Pokémon Company, la fabbrica che stampa le carte, non The Pokémon Company vera e propria, non ha scorte a sufficienza e ad alcuni ha tagliato l'ordine, tra cui potrei esserci io, che ho ordinato ben 3 Charizard di Lens. Direi di iniziare con Zacian livello X, che è una chicchetta davvero interessante. Come sempre devo fare attenzione a non rovinare troppo la scatola. Oh, però ha questa proprio... quella aveva la linea tratteggiata sulla quale staccare il tutto. Ok. Festeggia grandi momenti indimenticabili. Comunque sia, ragazzi, l'espansione Gran Festa è sostanzialmente una ristampa di tutte quante le carte che hanno fatto la storia del brand. Alcune più rare, altre meno rare, ma sostanzialmente ristampe. Abbiamo anche un playmat? No, non credo. No, manco per sbaglio. Vabbè, non un playmat, ma un campo da gioco, ovvio. Pokémon livello X. Quando si nomina la serie Diamante e Perla si pensa a livello X, certamente. Me li ricordo, un mio amico aveva Dialga livello X, bellissimo. Non so se ce l'ha ancora, ma penso di sì. I Pokémon livello X sono considerati i predecessori dei Pokémon Turbo. Che schifezze Pokémon Turbo, mamma mia. Bruttissime, bruttissime quelle carte. Apparsi verso la fine della serie X e Y, meglio dimenticarceli. Non ho controllato se ci sono Pokémon Turbo in questa espansione, ma spero di no. Per prima cosa, mamma mia, aspetta. Allora, la spilletta, tanto carina. Guarda un po', da Surfing Pikachu diventa Flying Pikachu. Carinissima. Bella davvero, poi anche bella massella. Carinissima. Le carte, ovviamente, abbiamo anche due pacchetti extra. Voltaggio sfolgorante e fragore ribelle. Beh, voltaggio sfolgorante non l'ho mai aperto, quindi mi interessa molto. Codicino, se lo volete, è tutto vostro. E abbiamo la carta di Zacian livello X. Mamma mia, bellissima. Ma erano tutte quante così le carte livello X? Mica me le ricordo. Diamante e Perla non le ho comprate le carte. Ma wow, bella. Ah, le sleeve non ho preso. Vabbè, non è un problema, dai. Velocemente vediamoci le carte di Fragore Ribelle e Voltaggio Sfolgorante. Eccola qua. Vediamo un po' se c'è qualcosa di bello. No, nulla. Ma come? Ma ehi, eccola qui. Dracloak, insomma. Vabbè, nulla di che. Queste qui molto velocemente, anche se... vabbè, ok, va bene. Medaglia dell'eroe, gold. Ok, va bene. Codicino. Non me lo merito, sinceramente. Neanche la voglio questa qui, medaglia dell'eroe gold. Non si gioca, che ci faccio? Allora, apriamo le carte di Gran Festa. A dire il vero, 4 pacchetti li ho messi da parte perché, beh, ragazzi, saliranno col tempo di valore, eh. È inutile negarlo, col tempo saliranno di valore. Eccolo qui, codicino. Poi andiamo in ordine, ho già visto qualcosa. Abbiamo Palkia. Reshiram, bello. Claydol. E Pikachu Volo V. Ah. Beh, in linea con la spilla. Manca. Però questo qui è Pikachu. È Pikachu crasso. È quello crasso che troviamo nella prima serie. E anche nella seconda. Già dalla terza l'hanno snellito. Bello, crasso, guardalo. Fat Pikachu, bellissimo. Anche Claydol non mi dispiace. Senti qui che texture, bello. Questa è vecchiotta. Diamante e Perla questa? Non ne sono sicuro, perché Diamante e Perla, ragazzi, non le ho mai comprate. Beh, Palkia penso di sì. Anche se... No, forse no, perché Reshiram e Palkia hanno lo stesso pattern. Boh, non lo so, ragazzi. Non ne sono sicuro. Comunque, mettiamole qui. Lo so che mi starete odiando perché non le sto slivando, ma... Non importa.
Ehi, amico. Oh, apertura perfetta. Cerchiamo di non spoilerarci l'ultima corda. Ok, ci sto riuscendo. Male, ma ci sto riuscendo. Codicino. Abbiamo Cosmog. Dialga. Cosmoem. E Mew. Oh, carino Mew. Che carino. Chissà di che espansione era questo. Andiamo, terzo pacchettino. Mi sa che questi qui si aprono quasi decentemente, se uno proprio non ci mette la forza bruta. Quindi si può fare. Eccolo qui, codice. Andiamo, Palkia. Oh oh! Xerneas, Oxerneas se preferite, e un altro Mew. Ah! Ma qui a questo punto mi interessa di più Xerneas, mi interessano di più Xerneas e Oho. Carini. Bene, quarto pacchetto per questa collezione, poi c'è l'altra. Oh oh oh, Jackie Ogre. Ecco qui il codice. Vediamo. Kyogre. Oh oh. Cacchio! Cacchio sì! No, che bello! Dark Gyarados! Oh mio Dio, che bello! Allora, aspetta, aspetta! Combo! La combo! La combo! Mamma mia! Allora, per carità, rispetto massimo per Oho e Kyogre, ma... Eccoli qui. Fat Pikachu, questo è Pikachu full art, però era Pikachu che si trovava nel set base. Io ce l'ho appeso di là, ce l'ho appeso insieme agli altri starter dentro un quadretto. Dark Gyarados, vabbè, Gyarados del Team Rocket, voglio dire. Però Fat Pikachu, bellissimo, full art. Cavolo. Davvero, davvero bello. Davvero, davvero bello. Certo, non è come trovare Dark Gyarados da pacchetto Team Rocket, però chi se ne frega, è bellissimo comunque. Anche la... senti, tutta la texture ruvida, cioè, bellissimo. Pikachu, una Pikachu è liscia, ma Dark Gyarados tutta quanta... Mamma mia, ragazzi, che sensazione bellissima! Bello, io non so la rarità delle carte, non ho la minima idea quanto sia... Il pull ratio, non ho idea di quanto sia, ma è stupendo. È stupendo davvero, bello, bello davvero. Bellissimo. Wow. Ora, Dark Sylveon, attenzione. Ora Dark Sylveon V. Vai. Ok, anche qui Pokémon Dark. Apparsi per la prima volta nel GCC Pokémon con l'espansione Team Rocket. I Pokémon Dark da non confondere con i Pokémon tipo Oscurità. Eh sì, in effetti i Dark sono apparsi 20 anni fa col Team Rocket, con l'espansione. Io ho Dark Charizard prima edizione, ma non brillante. Peccato, però comunque sia bello avercelo. Forte, sono tornati. Eccola qui, Dark Sylveon V, versione normale e anche in versione Jumbo. La Jumbo, le Jumbo a me non è che non piacciono, ma hanno quel non so che di strano. Ne ho diverse di Jumbo, a dire il vero, le ho comprate alcune con i pack speciali, certo. Molto carine, a dire. Non prendono le sleeve per le Jumbo. Peccato. Oh, vediamo un po'. Abbiamo 4 Gran Festa, se non erro. No, solo 3 mi sa. No, no, 4, non so contare. Abbiamo 4 Gran Festa, 4 Gran Festa, un Voltaggio Sfolgorante e un Fiamme Oscure, la mia nemesi. Ragazzi, Fiamme Oscure è la mia nemesi per quanto riguarda gli spacchettamenti. 100 pacchetti di Fiamme Oscure, niente, vado in edicola, compro un pacchetto, capita Charizard. Maledizione. In video niente, per conto mio Charizard, ma te possino. Vai, vediamo un po' velocemente chi c'è. Oh, Salamence V, che mi pare l'ho trovato, quindi... Beh, nulla di fatto, sostanzialmente. Però, ehi, meglio di niente. Voltaggio Sfolgorante, però, ha delle carte che potrebbero effettivamente risultare interessanti da trovare, eh. Ok, coricino fatto, e... non troviamo nulla. Non so... Ah, sì, questa qui, Energia Granitica.
Ok. Alcuni artwork interessanti, tipo questo Quagsire che sta rimbambito, ma ok. Va bene. Un altro Pokémon Dark, se mi capita Dark Charizard pure qui. Wow. È quando ci si mettono. Dai. Oh yes, distruggi tutto. Ok. Codicino. Abbiamo Reshiram. Oh. Lugia e Zamazenta V. Dove si trovava questo Zamazenta? Non ne ho idea. Però vabbè, lui è il Pokémon che ho scelto per Pokémon Scudo, dato che ho scelto Scudo. Lugia. Bene, almeno questa qui è nuova. Magari un pochino più vicino è meglio. Ma sono un po' rovinate. Oh. Non lo so, mi convincono poco. No, no, non è che sono scam, però mi dà un... porca miseria, Gardevoir EX e Zacian V. Tutto il rispetto per Zacian, ma questa che... Oh, le specie delta! Le specie delta! Una delle mie espansioni preferite! Le specie delta! Le specie delta! Quando ho visto Gardevoir Fuoco dico, aspetta, fammi leggere se la conferma specie delta. Che bello! Che bello, le specie delta! Oh, ce l'ho alcune specie delta! Ce l'ho, dovrei avere Charizard Elettro? O Acciaio? Non mi ricordo, ho un Charizard ma non mi ricordo che cosa è di preciso. Bellissimo, anche le specie delta ci hanno messo, non lo sapevo. Le specie delta non lo sapevo davvero. Che bello. Però sti pacchetti... Non lo so ragazzi, sembrano un po' strani. Vabbè, non credo proprio che abbiano fatto gli imbrogli, cioè non possono farlo proprio. Senti, dato che sto pacchetto è rovinato. Eccolo qua. Tanto non è che mi serve da tenere il pacchetto pulito. Ce l'ho quelli da rivendere. Coricino. Dialga. Kyogre. Xerneas. E un altro Zamazenta B. Ok, ultimo per oggi. Codice. Andiamo. Oh. Xerneas. Tenente del team Rocket. Questa è il ritorno. No, non è il ritorno del team Rocket. Questa è Gold e Soul Silver, per forza. Anche se qui è il ritorno del team Rocket. No, non può essere. Quelle erano. Ok, il Lunala con Lilia. Però questa qui pure ha una texture particolare. Ah, perché proprio Team Rocket hanno fatto sta cosa della texture, si vede, con le carte Team Rocket. Ok. Allora, le carte che ho trovato che secondo me sono quelle più interessanti, o meglio, questo è il mio parere, eh. Poi magari ho trovato tipo Mew, non lo so, magari Mew è super raro, ma non credo. Quindi per me quelle più importanti sono, vabbè, Zacian livello X e Dark Sylveon V che sono arrivate con la collezione. Dark Gyarados perché mi piace proprio Dark Gyarados, espansione Team Rocket era. Full Art, la Full Art penso che abbia qualche valore, no? Pikachu Volo, bellissimo. Zamazenta V e Zacian V, ovviamente. E Gardevoir EX Specie Delta. Ragazzi, queste sono le pool del mio spacchettamento di quest'oggi per Gran Festa. Ci aspettano altri spacchettamenti di Gran Festa sul canale. Aspetto ancora le collezioni di Lens che mi devono arrivare. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione link per Instagram e anche Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!